Eccoci qua, allora, per muffin senza glutine, fatta con farina di cocco e farina di riso, andiamo come prima cosa a lavorare le uova, che sono due. Quindi andiamo a lavorare le uova, il latte e lo zucchero. Aggiungiamo il burro fuso e poi andiamo ad aggiungere le farine. Aggiungiamo 50 g di farina di cocco e mischiamo per bene. Ora aggiungiamo 200 g di farina di riso e mescoliamo bene. Aggiungiamo 30 g di cacao, preferibilmente amaro, io avevo solo il Nesquik quindi verrà un po' dolce, ma sarà buonissimo lo stesso. E amalgamiamo bene. Come ultimo step aggiungiamo quello che è il lievito, un intero bustino di lievito e un po' di gocce di cioccolato. E mescoliamo bene. Aggiungiamo questi qua in silicone, così è molto più facile togliere il muffin senza scottarsi. Ho già acceso il forno, probabilmente sentirete il rumore. E andiamo avanti con mettere un po' di impasto all'interno. Io vado poco alla volta, così. Ovviamente se preferite la sac à poche è più intelligente, solo che non ce l'ho e non lo so fare, quindi facciamo con quello che si può, insomma.